dal dischetto serve la tecnica ovviamente, ma soprattutto servono freddezza, lucidità, tranquillità. È in momenti come questo che si gioca la carriera di un calciatore. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Grande parata. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. E adesso è il turno del secondo rigorista. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Il Valencia ha la possibilità di pareggiare i conti con questo calcio di rigore. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Tocca al terzo tiratore, siamo a metà della lotteria dei rigori. Splendida parata! Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Occhi fissi sul pallone. Toccherà a lui tirare il quarto rigore. Una parata fantastica. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Ecco che si prepara a calciare il quarto rigore per la sua squadra. Stupenda parata del portiere. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. L'ultimo dei cinque rigoristi si prepara a calciare. Sopra la traversa, inguardabile. Non ha controllato la direzione del tiro. Brutto rigore questo. È un rigore questo che potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Deve assolutamente parare questo rigore. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e ci è riuscito. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. E ora si va ad oltranza. La piazza alla destra del portiere, che freddezza! Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. E questo è il tiro che decide la partita. E si aggiudicano questa gara i calci di rigore. È stata una partita davvero molto, molto sofferta. Ora però possono festeggiare. Gli avversari non hanno saputo gestire la tensione dei calci di rigore.